told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi mi trovo nuovamente sulle sponde del canale di Ostellato. Sono voluto tornare a Ostellato perché nei giorni scorsi c'è stata una forte perturbazione che ha rinfrescato le temperature e ossigenato l'acqua. Quindi di solito d'estate in canale, e quando ci sono questi sbalzi termici, i giorni successivi sono abbastanza proficui. Ho già calato tutte e tre le mie canne e prediligendo, diciamo, la cattura dell'Amur, perché ho sentito che ci sono state tante catture di carpe ma di medio piccole dimensioni, quindi d'estate mi dedico alla cattura, alla ricerca, diciamo, dei grossi amur del canale. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ragazzi, un amur fenomenale, spettacolo, 23 kg rotti, bellissimo. Adesso lo lasciamo subito. Eccoci ragazzi, allora siamo arrivati alla fine della giornata. Oggi mi sono veramente divertito, tante carpe, non di taglia esagerata, questa qui penso che sia la più bellina che ho preso oggi, e un amur spettacolare.
Ragazzi, un pesce stupendo, una carpa dorata di canale, di oltre 14 kg. Che pesci, ragazzi, stupendi, stupendi. Mi ha fatto dannare, preso a tre quarti con la Tiger bilanciata, ha puntato subito nel sottoriva cercando i pali di legno, si è ingabagnato un attimino, poi dopo a forza di tirare, forzare un attimino, sono riuscito a portarla a guadino. Stupenda. E che bocca, ragazzi. Eccoci, ragazzi. Allora, come avete visto, è arrivata la prima cattura della giornata, un pesce stupendo di oltre 14 kg, una regina bellissima, lunghissima, dai colori dorati, e un pesce sicuramente inaspettato ma molto gradito. Inaspettato perché siamo in piena estate e per quello che mi riguarda sto dedicando tutte le mie energie e accortezze alla cattura degli Amur. E in questo periodo l'acqua in canale si scalda veramente tanto, di conseguenza la taglia del pesce per quello che riguarda le carpe sicuramente diminuisce, e di conseguenza cerco di andare a catturare quelli che sono i grossi esemplari di Amur. Quindi calate col barchino in vari punti del canale, e tutto a base di granaglie, cotte, quindi mais e Tiger, e inneschi di Tiger bilanciate o pop-up. La carpa è infatti caduta su una piccola Tiger bilanciata, quindi su uno spinner rig con l'amo a fare da contrappeso appoggiato sul fondo e la Tiger leggermente sollevata dal fondo, unito a un grosso piombo che mi ha permesso di effettuare un'autoferrata eccellente, anche perché ho dovuto forzare il pesce che si stava dirigendo verso i pali di legno che ho nel sottoriva. E come dicevo, inaspettato, perché sicuramente l'innesco con la Tiger e la pasturazione a base di granaglie non mi permette di fare selezione sulle carpe, di conseguenza tutte le carpe che arrivano possono essere di qualsiasi taglia, insomma, e spesso è frutto della fortuna catturare l'esemplare bello. E niente, oggi è una giornata veramente veramente calda, per fortuna tira un po' d'aria, quindi all'ombra si sta abbastanza bene. Adesso vado subito a ricalare la mia canna e poi dopo ci aggiorniamo. Ragazzi, finalmente è arrivato l'Amur, bello grosso, quasi 20 kg. Un bel misto d'argento, anche questo caduto su una Tiger bilanciata. Stupendo, ragazzi,
Mamma mia, che giornata. Via, un paio di foto e poi lo lasciamo andare. Ok ragazzi, si chiude anche oggi questa bellissima giornata di pesca e oggi è andata veramente bene, mi sono veramente divertito, è uscita una fantastica regina e poi come... Oh, parte. Ah, niente ragazzi, vi stavo dicendo che la giornata era andata in maniera impeccabile, bellissimo, e niente, nel frattempo è partita la canna, stavo già sistemando le varie cose, ma le canne ce l'ho ancora giù, e niente, è arrivata un'altra bellissima carpa, una regina. Adesso rimonto un attimo il materassino e ve la faccio vedere. Ragazzi, ancora una Tiger bilanciata sullo spinner rig, una carpa bellissima, stupenda ragazzi, una carpa bellissima. Guardate che forme, che colori. Stupenda. Ragazzi, guardate che bocca. Direi che la giornata si può concludere in bellezza. Ok ragazzi, si chiude qui oggi questa breve sessione di pesca. Ho già chiuso tutto, adesso sto andando a recuperare il mezzo per caricare e tornare a casa. Oggi mi sono veramente divertito. Due carpe stupende, una più bella dell'altra. Una superava i 14 kg e l'altra non l'ho pesata perché avevo già messo via tutto, ma a occhio superava comunque gli 11-12 kg. Ma era bellissima perché aveva dei colori, delle forme veramente stupende. In mezzo a questo ho avuto un combattimento da cardiopalma che sinceramente pensavo di aver veramente preso l'Amur
enorme, e invece dopo 20 minuti di tira e molla si è fatto vedere un siluro che superava abbondantemente i 30-35 kg, forse anche qualcosa di più. Detto questo, comunque l'amur è arrivato, un amur da quasi 20 kg, bellissimo anche quello. E niente, oggi ci siamo veramente divertiti. Giornata calda, molto calda, però grazie a un po' di aria dal mare siamo sopravvissuti bene, insomma. E niente, ci vediamo, direi, alla prossima sessione o alla prossima avventura.